molti premiati. Si è svolta presso il Teatro Tosti di Castel di Sangro l'edizione 2019 del Premio Ambasciatori d'Abruzzo, nato grazie all'istituzione di una legge regionale che vuole riconoscere le personalità abruzzesi che si sono distinte per aver valorizzato la nostra regione nel mondo. Presidente, ci racconta un po' di questo premio, come è coinvolto lei in prima persona? Ma intanto vabbè, la nostra città ha avanzato la candidatura ad ospitare questo evento che si celebra ogni anno e riguarda personaggi importanti di origine o abruzzesi che sono distinti in Italia e nel mondo per capacità e impegno. A presentare la manifestazione di quest'anno il giornalista televisivo Luca Di Nicola, che ha condotto l'evento in cui hanno ricevuto le onorificenze 7 personaggi, tra cui giornalisti, imprenditori, senatori e anche un colonnello della NATO, dottor Goffredo Mancinelli, originario di Crecchio, in provincia di Chieti, che è stato impegnato nelle operazioni della NATO a Tirana e a Beirut. Ho sempre dato qualcosa che ricordasse a tutti l'Abruzzo, sia con Depliant, sia con manifestazioni serali, con cerimonie, tra cui una cerimonia bellissima, l'abbiamo fatto nel terremoto dell'Aquila, quando io lavoravo all'ambasciata a Beirut, ambasciata italiana a Beirut, e il popolo di Beirut, il popolo libanese, ha voluto ricordare questa catastrofe aquilana e ha fatto una cerimonia con una targa che ha portato all'ambasciata, insomma, sempre con piccoli input, poi alla fine si fanno tante cose se uno vuole. Tra i giornalisti invece Leopoldo Gasbarro, cresciuto a Castel di Sangro, che attualmente si occupa di economia e finanza e conduce una trasmissione su TGCom 24. Quando il sindaco di Castel di Sangro mi ha chiamato non me l'aspettavo, poi mi ha fatto ripensare un pochino a tutto quello che ho fatto in questi anni e devo dire, tra l'altro sono passato anche per Rete 8 dal punto di vista professionale, no? C'era Pasquale Paciglio, saluto Carmine con cui abbiamo cominciato a fare tanta televisione sportiva a Pescara, a Telemare e poi a Rete 8. Per cui ho ripensato soprattutto a tutto quello che è stato fatto, a tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, ai sacrifici e allora alla fine, rileggendo un pochino la storia, anche se è una storia abbastanza recente, uno dice sì, forse qualcosa di buono abbiamo fatto. Inoltre sono state consegnate 2 menzioni speciali a Francesco Di Fulvio e a Amedeo Pomiglio, rispettivamente medaglia d'oro e vice allenatore della nazionale italiana ai mondiali di pallanuoto 2019 che si sono svolti in Corea del Sud. A selezionare i premiati è stata la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale d'Abruzzo alla presenza del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del vicepresidente Domenico Pettinari.